odio la notte. Pensando a cosa, di cosa parlare, no? Visto che diciamo che l'obiettivo sarebbe boicottarla, questa maledetta morte, mi è venuta in mente una cosa buffa, che molto probabilmente se non ci fosse Dio, la paura della morte mi farebbe morire di ansia. E lo dico perché diversi anni fa c'ero andata molto vicino e ero molto in bilico tra la vita e la morte. Un giorno mi piacerebbe raccontare come Dio mi abbia preso per i capelli e fatta rinascere. Comunque quello che mi ha insegnato, diciamo, la mia esperienza è che lui è fondamentale per la vita e per riuscire a non avere paura. Non credo sia un caso che ultimamente siamo succubi dell'ansia, cioè l'ansia ci sta consumando insieme anche alla depressione, perché io credo che stiamo perdendo la fede. E quindi quello che mi pare logico come ragionamento è: se non hai fede in niente, è normale che vieni mangiato comunque dalle ansie della vita e dalla depressione. Quindi penso che uno dei segreti sia riuscire a recuperarla questa fede. Io mi baso sempre sulla mia piccola esperienza, quindi è una cosa mia personale, ma che mi ha salvato la vita, quindi per quello io non posso non condividerla e adesso usare questo mezzo per poter dire ciò che Dio ha fatto per me. Non vorrei che nessuno soffrisse, che nessuno patisse le paure anche che ho patito io, e la paura in questo caso della cosa più orribile, la morte. Io ho trovato in questa scrittura di Romani una delle chiavi. La scrittura di Romani 10:17 dice: così la fede viene da ciò che si ascolta, e ciò che si ascolta viene dalla parola di Cristo. Per me è stato così. In genere noi abbiamo paura di ciò che non conosciamo. Quindi per riuscire a non avere paura, il risultato è riuscire a conoscere che cos'è veramente la morte e soprattutto riuscire a conoscere chi l'ha sconfitta. E ci si potrebbe chiedere come cavolo si può fare a conoscere Dio dato che Lui è invisibile. Io pensavo sempre, riflettendo su questo video, che tanti anni fa, cioè fin da piccola, io credevo in Dio. Non c'è stato un momento in cui io non ho creduto, al massimo non mi interessava, però sentivo che c'era Lui, no? E allora ho pensato però al fatto che anche se io ci credevo in Dio, non mi cambiava niente nella vita, cioè vivevo come tutti gli altri, succube delle paure, affossata dalla morte di cui ho raccontato nell'altro video, non ero felice e quindi ho pensato al fatto che alla fine credere non basta. Uno ad esempio mi può venire a dire che è buona la torta al cioccolato e io ci posso anche credere, se lo dici tu, però finché non l'assaggio come faccio a essere sicura che questa torta al cioccolato sia buona? In Giacomo, un libro della Bibbia, viene detto una cosa molto interessante, anche spaventosa, che anche i demoni credono in Dio e rabbrividiscono. Quindi diciamo che se uno crede basta, purtroppo non cambia, per quello noi abbiamo paura. Però la fede è un altro discorso, la fede è una parola bellissima, è una parola che ti fa capire che vuol dire affidarsi, fidarsi completamente. E la fede, dice la Bibbia, che è un dono di Dio. In Efesini, in Efesini 2:8, perdonatemi l'emozione, viene detto: infatti è per grazia che siete stati salvati mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio. In effetti
ci è voluto un bel po' perché io riuscissi ad agguantare questo dono. Io non sapevo che era un dono di Dio, però quando poi l'ho capito, ho capito che dovevo richiederlo. C'è svelato il segreto in una scrittura, in un libro di Marco, nel capitolo 8. Qua si parla praticamente di un uomo che aveva un figlio molto 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 malato. E allora lui cosa fa? Vede Gesù, va da Gesù e gli chiede: ma tu, se puoi fare qualcosa, abbi pietà di noi, aiutaci. E Gesù gli risponde: dici se puoi, ogni cosa è possibile per chi crede. Subito il padre del bambino esclamò: io credo, vieni in aiuto alla mia incredulità. Cioè, quando l'ho letta ho detto: cavolo, che cosa devo fare? Perché in effetti tutti noi siamo increduli, potremmo essere i potenziali Tommaso, no? Facciamo fatica a credere. Quest'uomo, secondo me, sapeva di Gesù, probabilmente per sentito dire, sapeva che Gesù faceva questi miracoli. E allora lui in un certo senso credeva, ma non credeva veramente. E quando Gesù gli dice se puoi, come per dire non hai ancora fede, allora lui cosa fa? È furbo, gli dice: io credo, ma vieni in aiuto alla mia incredulità. Come dire, dove tu vedi che io non credo, aiutami. E questo che è il segreto per chi magari crede, ma ha quella parte che vuole tenere, che qualcuno vuole tenere legata. La cosa fondamentale che anche ho fatto io è: ti prego Dio, vieni in aiuto, io sono piccola, non capisco, vieni in aiuto la mia credulità. E così, questo è il segreto. E come dice la Bibbia, un padre non rifiuterebbe mai a un figlio un dono poi così prezioso, lui è lì che vuole donarcelo. Quindi la fede è alimentata poi, come abbiamo visto da quello che dalla scrittura dei Romani, è alimentata dalla conoscenza che viene dall'ascolto della parola di Gesù. Però la fede non è una cosa che viene una cosa solamente intellettuale, cioè leggo la Bibbia e mi viene la fede. No, la fede è lo sperimentare, un po' come con la torta, cioè mangi un pezzettino di torta e senti che è buona. La stessa cosa è la fede, vivere giorno dopo giorno individualmente il rapporto con Dio e assaggiare sulla tua pelle, nella tua vita, la bontà di Dio, i piccoli miracoli che Lui poi ti dà nella vita. Non è che io sono nata con la fede, non è che da un giorno all'altro, ah che bella la vita, no, è stato un percorso che però ho voluto fortemente. Cioè, quindi Dio viene da noi, non siamo noi andare da Dio, però se noi non ci tendiamo, non decidiamo di chiedere, non decidiamo anche razionalmente di percorrere quella strada fino in fondo, quindi non lasciarla superficiale a una credenza magari della tradizione, ma chiedere: parlami tu con la tua voce, fammi sentire tu cosa mi vuoi dire a me Viviana e a te. Ognuno deve avere un rapporto individuale affinché la potenza di Dio possa boicottare la morte, boicottare queste paure che noi abbiamo. Mano a mano che io ho conosciuto Dio, poi mi sono soffermata su una cosa, che Gesù ha fatto, quando era sulla terra, ha fatto tantissimi miracoli, chiamati segni in realtà. E sì, servivano per dimostrare chiaramente che lui era Messia. Servivano anche per consolare le persone, perché lui guariva tutti, perché immagino si immedesimava nei nostri dolori, quindi elargiva questo dono della guarigione anche dalla morte. L'altra volta abbiamo parlato di Lazzaro, una cosa straordinaria quella che ha fatto Gesù. Però poi io pensavo, alla fine quelle persone lì sono morte. Cioè lui
ha fatto lo sforzo, ha donato la potenza, il dono della guarigione a persone che però poi si sono ammalate, hanno sofferto di nuovo delle malattie e sono morte. E quindi qual è il motivo per cui Gesù fece quelle cose? Oltre che per consolare, lui lo fece per farci vedere che lui ha tutto nelle sue mani. Era un simbolismo della risurrezione futura. Era per farci capire, ragazzi, a me la morte non mi fa nulla. E io vi amo e non vi farà nulla neanche a voi. Per quello lui disse, io sono la risurrezione e la vita. Chiunque crede in me, anche se muore, vivrà. E chiunque vive, anche se crede in me, non morirà mai. È fondamentale sentircele dire da lui queste cose. E questo è un dono prezioso. Io ho sentito la voce di Dio in tante, tante occasioni. Qua dentro è molto potente, è viva, è diretta Viviana, perché non è un libro come tutti gli altri, e io lo chiamo un libro magico, che ha una parola giusta per ognuno nel momento giusto. Quindi io penso che non dobbiamo farci ingannare da questa apparenza che ci vuole fare così male. Ma dobbiamo aprire il cuore a Dio. Tutti noi, ne sono convinta, abbiamo dentro quella parte di Dio, perché anche la Bibbia dice che ce l'ha messa. A volte siamo troppo affannati e non la facciamo parlare quella parte, ma è quella parte che avevi anche tu da bambino e che avevo io da bambina, quella dei perché, perché questo, perché l'altro, perché la morte, perché le malattie, perché il cielo è blu, perché ci sono le stelle e oltre le stelle cosa c'è? Quella è la parte che Dio ci ha messo, la curiosità. E fondamentalmente, infatti, prima di avere la fede, io ero solo una grande curiosa, soprattutto una grande testarda. E anche se mi ci è voluto quasi di morire per riuscire a vivere, ne basta la pena. Quindi, diamo libero sfogo a quella parte, non reprimiamola credendo che tanto le risposte non ci sono. Le risposte ci sono e Dio ce le vuole dare, altro che, ce le vuole urlare. Quindi, per boicottare la morte, il segreto è avere fede in Lui. Nel momento in cui si crede in Gesù come nostro Salvatore, la morte è fregata. C'è una scrittura che io adoro per la potenza che ha, e la disse Paolo questa cosa, dice: la morte è stata sommersa dalla vittoria. O morte, dov'è la tua vittoria? O morte, dov'è il tuo dardo? Qua sembra che la vuole prendere in giro la morte. Io ci sto, porco cane, ci sto. Non è giusto che noi dobbiamo soccombere a una cosa che poi è solo un'apparenza che inganna. L'altro giorno stavo leggendo sempre un libro di Vittorio Vitalone, Quattro passi nell'anima, e qua c'è una citazione, lui cita una cosa che ha detto o scritto Victor Hugo, che è bellissima. Dice: siate come un uccello posato per un attimo su dei rami troppo fragili, che sente piegare il ramo e che tuttavia canta lo stesso perché sa di avere le ali. È troppo bella. In effetti noi spesso siamo in bilico su questo ramo traballante che traballa una folata di crisi pazzesca come quello di questo periodo o per una malattia, ma soprattutto traballa per la cosa che è in grado di spezzare questo ramo, la morte. Però se noi siamo a conoscenza del Signore, possiamo non smettere di cantare perché sappiamo che abbiamo le ali della vita di Dio. Ed è una cosa che veramente ci può far volare in alto sempre. Personalmente non vuol dire che io non abbia mai paura, magari. Non ho così tanta fede. Cioè, a volte ci sono delle cose, dei pensieri che mi vengono in mente e mi spavento. Ad esempio, una cosa che mi spaventa tanto è la morte di Fabio. Cioè, il pensiero di rimanere senza di lui mi devasta, perché so cosa vuol dire soffrire, e per lui credo sia la stessa cosa. E io temo anche di morire e lasciarlo solo. Però cosa succede? Nel momento in cui mi viene questa crisi, perché sono umana, un
punto subito immediatamente mi ricorda di guardare in alto, mi ricorda di pregare, mi ricorda tutto quello che io ho letto qua, tutte le grandezze che ha fatto il Signore, tutte le promesse che ci ha fatto tutti noi, a me, a te, a tutti. La sua voce mi rimbomba nel cuore, mi sale dentro e mi torna subito il sorriso e dico: no morte, non mi freghi, stavolta non mi freghi, non mi rapirai nell'ansia. Quindi sì, c'è la possibilità che io muoia, Fabio muoia, ma io sono nel Signore. Nel Signore non esiste la morte, ci darà sicuramente la forza se dovrà succedere qualcosa di brutto. E tanto questa vita, la Bibbia dice che è un soffio, lo sappiamo tutti anche se ci crediamo immortali, ma è un soffio e poi ci sarà la vera vita. Cosa c'è di più grande che sapere di andare là? E quindi niente, lo scopo, diciamo, un po' di questi video di odio la morte, ma anche della strada che ho preso, nonostante l'emozione, la paura, spesso anche, che supero sempre con l'aiuto di Dio, di stare qua a parlare di ciò in cui credo, è proprio quello di trasmettere una piccola curiosità su Dio. Quindi, se volete, io... mi piacerebbe continuare a conoscere il Signore insieme a voi e anche raccontarvi delle grandi cose che ha fatto per me. E nel prossimo video, perché vorrei fare un altro, gli odio la morte, mi piacerebbe parlare di cosa ne pensava Paolo. Paolo, dopo Gesù, è uno dei personaggi a cui mi sono ispirata di più, a cui mi ispiro di più perché era troppo forte. Cioè, se lo si conosce, aveva un fervore, aveva la parola giusta sempre, aveva un coraggio di dire ciò che pensava davanti alle folle, anche se lo reputavano pazzo, e ha fatto tanto, tanto bene alle persone. E in più era molto schietto e sincero, mi piace tantissimo. E penso che sapere cosa ne pensava un uomo di del genere, della morte, possa incoraggiarci tantissimo a tutti. Sono parole che fanno vedere ben oltre. E quindi niente, se vi va, ci troviamo ancora qua lunedì prossimo e io ne sarò felicissima. E come sempre, se avete qualcosa da dirmi nei commenti, fatelo tranquillamente. Se pensate che questo video possa servire a qualcuno, condividetelo. E vi ringrazio sempre dell'affetto di essere qua e vi mando un abbraccio enormissimo. Alla prossima!